Dolcezza, ben approdati in Irex Fornelli. Oggi andiamo a preparare un classico dei classici che però non era presente sul mio canale. Sto parlando della torta cioccolato e pere, un abbinamento molto conosciuto e goloso. Iniziamo subito dal rompere le uova e versarle all'interno della ciotola della planetaria. In questo caso ce ne servono 4 e come sempre a temperatura ambiente, perché così montano meglio. Zucchero. Azioniamo le fruste e lavoriamo per 15 minuti, devono diventare gonfie e spumose. Poi, come hai visto, ho aggiunto a filo l'olio di semi ed il latte a temperatura ambiente. Poi aroma alla mandorla, perché andrò ad aggiungere anche della farina di mandorle. Un pizzico di sale, che nei dolci ci sta sempre bene. E poi, come già anticipato, farina normale, quindi 00. E di mandorle. Aggiungiamo poco per volta e l'amalgamiamo a velocità 1. In più cacao amaro setacciato e lievito per dolci. E mescoliamo il tutto sempre a bassa velocità. E poi lavoro a mano con movimenti dal basso verso l'alto, molto delicatamente, per evitare di smontare il composto. Andiamo ad unire anche delle gocce di cioccolato oppure del cioccolato in pezzi. Un trucchetto per evitare che affondino nella torta è quello di infarinarle leggermente oppure di congelarle. E le pere tagliate a cubetti. Mi sono andata a tagliare una pera a spicchi ed ho rivestito una tortiera alta del diametro di 24 cm con un disco di carta forno sul fondo e imburrata e cosparsa di cacao amaro sui bordi. Adesso vado ad adagiare le fettine a raggiera e copro con il mio impasto cioccolatoso. Infine cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. Come sempre, fai la prova a stecchino per verificare se è cotta.